C'è un incontro al principio del libro Cacao di Fabrizio Lena ed è l'incontro fra il potentissimo Duca di Lerma, uscito dal proprio palazzo per una passeggiata a cavallo, e il poverissimo Arnau, figlio di un pescatore giovinetto che il Duca di Lerma incontra mentre è intento a pescare. Due vite molto diverse, due vite divaricate dal destino, l'una rispetto all'altra, inconciliabili, apparentemente impossibili da incrociare. E invece la provvidenza o il destino, come si vuole, ci mette la mano e il Duca di Lerma, colpito dal coraggio, dal piglio con cui il giovanissimo Arnau gli risponde, decide di dargli un'altra chance, decide di essere la mano della provvidenza e di tenerlo con sé. Arnau, figlio di un pescatore allevato alla corte dei signori, divenuto dopo l'incontro con il re di Spagna, Filippo, corsaro patentato, al quale viene affidata una missione segreta e molto delicata, e poi divenuto membro della società, della migliore società finarina, in questo scorcio della prima metà del 600 che Fabrizio Lena dipinge quale fondale, ma anche quale fondale attivo del suo romanzo, è uno dei protagonisti di Cacao. L'altro protagonista è il cacao. Il cacao, le sue misteriose potenzialità, le sue misteriose proprietà e il suo traffico, che deve rimanere segreto perché la Spagna lo ritiene strategico. Il cacao che gli spagnoli hanno imparato a conoscere in America dopo la conquista americana è una pianta, è un seme dalle particolari proprietà. Gli spagnoli riconoscono queste proprietà del cacao e decidono di servirsene per alimentare i propri tercios, per alimentare i soldati in battaglia e avvantaggiarsi così sui propri nemici nella guerra di Fiandra. Questo è lo scenario grande, questo è il quadro storico dentro cui si colloca la vicenda che Fabrizio Lena ci racconta. Come già nell'Ordine Minore, il precedente romanzo di Fabrizio Lena, anche qui, anche in Cacao, il finale, che Fabrizio Lena conosce splendidamente in tutti i suoi dettagli, in tutti i suoi elementi paesaggistici, storici, diventa un fondale che partecipa alla storia, quindi i monumenti del finale sono una parte integrante della storia, spiegano in grande misura la storia di Arnau Ferdinando e del traffico del cacao che ha il finale quale epicentro strategico e immancabile tappa. Vi aspettiamo con la lettura avvincente, entusiasmante di Cacao di Fabrizio Lena, con la storia di Arnau Calderón, figlio di molti padri, con la storia del cacao, della sua importazione, del suo mito, della sua importanza, così come Fabrizio Lena ce la racconta e così come potremmo gustarla, così come potremmo provarla noi stessi nella presentazione esperienziale o nella esperienza presentativa che si terrà domani a finale, con al centro la storia raccontata da Fabrizio Lena nel suo cacao, ma anche con l'esperienza di degustazione del cacao.